il tubo, ben ritrovati qui su Kai, ci vediamo ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Vedete, siamo tutto d'un pezzo oggi perché c'è da essere eleganti in quanto sta per iniziare la serie estiva. Mi manca una cravatta effettivamente, ma non ne ho al momento e quindi niente, spero vada bene lo stesso. Sembro forse più un cameriere che un GM di una società sportiva pallacanestristica. Detto questo, siamo qui appunto per cominciare. Non sarà il GM, come avrete visto probabilmente anche dal titolo, in quanto mi avete tanto detto effettivamente che quest'anno il GM non ti lascia scelta a quello che puoi fare, la classe draft non è personalizzabile e altre cose, tra cui la storia è una rottura di palle. Quindi per la serie a video cominceremo con un'associazione. Però mi sono pensato, e poi vi dirò anche il perché, che il GM si potrebbe provare a fare in live. Così, invece che dividerlo in tanti episodi, avrete due, tre live che faremo fra un po', quando avrò un po' più di tempo. Lo faremo assieme, così magari mi darete consigli, la viviamo assieme l'esperienza e vediamo come va. Così possiamo constatare con mano se fa veramente schifo o no. E quindi quelli che vogliono vedere il GM e l'associazione non la possono vedere perché gli fa schifo, avranno un po' di pazienza e troveranno prima o poi sicuramente le live sul canale. L'altro motivo per cui ci sarà anche un GM in live, almeno se l'idea vi piace ovviamente, è quello che la votazione è stata veramente tirata fino all'ultimo voto. Infatti più di un mese fa avevo fatto l'episodio 0, ci sono stati più di 2500 voti, e di questo vi ringrazio molto, e la squadra che ha vinto solo di una quarantina di voti. Pensate un po', tra le due, Orlando Magic e Chicago Bulls, distaccate da solo 40 voti. Siamo qui, come potete vedere, infatti nel menu principale, no? del 2K. Andiamo a selezionare una nuova franchigia, andremo a fare l'associazione, quindi la mia lega, con le squadre NBA attuali ovviamente. In caso, se durerà meno del My Jam, potremmo farne un'altra, magari personalizzando o aggiungendo magari qualche altra nuova squadra. Si potrebbe fare. Inizieremo dalla stagione regolare perché la prima off season non vale, altrimenti è troppo facile. Le impostazioni andrò a farle da sola, ma giocheremo 10 minuti a quarto e simuleremo 10. Controllo di non aver fatto 8 l'anno scorso perché al momento al volo così non me lo ricordo. In caso abbasserò a 8, ma ve lo farò sapere. Tutto ovviamente è solito. Le sliders le andrò a cercare da qualche parte su YouTube per trovare qualcosa di figo. Ovviamente la difficoltà di gioco è Hall of Fame, perché se no mi annoio. Già così non so quanto competitivo sarà. Probabilmente finirò a prendere quelle del Bontardi come sempre. E se non sapete di chi sto parlando, male, andate a cercarle su YouTube. Tardi 93, che lui tendenzialmente le sue sono sempre il top, l'anno scorso le ho fatte con le sue. Ma detto questo, la cosa più importante da andare a vedere adesso è la squadra. Infatti, la squadra che ha vinto con 40 e passa voti di stacco su 2500 sono gli Orlando Magic, ragazzi. Ebbene sì, difatti la camicia è in tinta. E saranno loro la squadra che andremo a utilizzare in quest'estate per cercare di riportarla al titolo. Una missione non facile mi avete affidato, però nell'associazione sarà più facile, in quanto non c'è da tener conto di stati d'animo, il proprietario, le interviste con la stampa, quindi far rifirmare i giocatori è più facile, fare le trade è anche più facile, ma anche i free agent tendenzialmente sono più facili. Ovviamente andrò a caricare la classe draft per avere i giocatori reali, che è una delle cose per cui sto odiando il GM quest'anno. E vedete che l'associazione parte già da qui. Non voglio fare niente di niente di niente e andrò poi a risistemare le sliders, non vi preoccupate, però voglio farvi vedere il roster che abbiamo a disposizione. Partiamo per ruolo: abbiamo DJ Augustin, Shaving Mack, Evan Fournier, Jonathan Simmons, Mario Esonia, Aaron Aflalo, Rodney Purvis, Jonathan Isaac, Terrence Ross, Wesley Iwundu. Poi vabbè, questo qua che è con la D-League, chi se ne frega, Aaron Gordon, Maurizio Spazio, Nikola Vucevic, Bismack Biyombo. Mi viene da andare per terra a leggere questo roster, e Cam Birch. Quello che però ci interessa di più in questo coso sono, in questa serie, sono i contratti anche dei giocatori. Infatti il buon Evan Fournier prende 17 milioni all'anno garantiti per 3 anni più l'opzione giocatore.
quindi potete già immaginare che fine farà nel prossimo episodio. Il secondo, che farà la stessa fine del primo, è Bismack Biyombo, che ha 2 anni e 17 milioni più l'opzione giocatore, quindi proprio il peggio del peggio. Nikola Vucevic ha un contratto onesto, però è una delle nostre piedine di scambio. Terrence Ross ha anche un contratto molto esagerato, 10 milioni per 2 anni garantiti. Poi gli altri, tutto sommato, ci stanno come contratti. Questo è un rookie contract di Jonathan Isaac. E abbiamo Aaron Gordon in scadenza contrattuale, senza opzioni, quindi importante tenerlo. Tenerlo perché è l'unico giovane di prospetto che abbiamo, perché Isaac adesso non so quanto abbia di potenziale. Beh, B più non è male effettivamente, quindi anche lui si potrebbe far crescere. Abbiamo meno training camp, abbiamo meno potenziamento alle strutture, quindi ovviamente qui è diverso dagli scorsi GM. Spero che comunque vi piacerà. Ovviamente se volete già consigliarmi qualcosa da fare col roster o con i contratti, fatemi sapere, siete liberi di commentare. E a proposito, volevo dire, la squadra per il MGM ovviamente saranno i Chicago Bulls, perché perdere per solo 40 voti e non essere coinvolti nei video è un po' peccato. Quindi la squadra che verrà usata nel GM in live saranno i Chicago Bulls. Ve lo dico già adesso, quando ci saranno i Chicago Bulls. E lì sarà da porconare probabilmente, perché sarà molto più difficile. Anche lì c'è la VIN scadenza da rifirmare e lì sarà un bel casino. Vi faccio vedere, giusto per completezza del video, anche lo staff. Abbiamo Vogel, no? Si chiama, o come si dice? Vabbè, Frank Vogel, vabbè, non lo so, l'ho detto un po' con l'umlaut, capo allenatore. Corey Williamson, allenatore in secondo, osservatore capo, questo Cecil North. Nicholas Miller, che assomiglia un po' a Tyronn Lue. Direttore finanziario, Rogers, e Jaden Paul come assistente GM, questi due ultimi due qua. Chi se ne frega, a dire la verità. Frank Vogel mi piace come allenatore, anche se ha solo di più in difesa, forse si potrebbe pensare di cambiarlo, ma ci ripenseremo. Diciamo che per la prima stagione l'allenatore è poco importante. Il programma della serie, pur cambiando associazione GM, rimane sempre lo stesso. La prima stagione si tanca di brutto, si cerca di prendere una buona scelta nostra, magari scambiare qualche scelta degli altri, avere un buon nucleo di giovani. Seconda stagione si prova a prendere almeno un free agent interessante all'interno della free agency e, mal che vada, far crescere i giovani. E nella terza stagione, tramite trade o tramite free agency, assolutamente prendere almeno uno o due top free agents da affiancare al nostro nucleo di giovani e puntare al titolo. Quindi l'obiettivo è quello di finire la serie in 3 stagioni. Poi, se vedo che vi piace, se sta andando bene, magari si potrebbe riprovare una quarta, ma quello c'è tempo, vedremo quando verrà il momento. Adesso dobbiamo appena cominciare, quindi non pensiamo alla fine. Per questo breve video iniziale è tutto, non faremo niente di che, vi farò vedere tutto nel prossimo episodio, in cui andremo a fare trade, scambi, offerte, cose interessanti. Spero vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e cominciate finalmente la serie estiva. Fatemi sentire che ci siete e ci rivediamo domani, giornata Detroit, ma domenica secondo episodio dell'associazione. Bella!